Consegna carico. Grazie. A tutti noi manca Central Knot City. Nessuno sapeva cosa significasse per l'organizzazione, o per le UCA, o per noi. Ma l'ossitocina ha un effetto calmante, ci aiuterà. Non ci vorrà molto a rimetterci in pista. Diamo un'occhiata. Ok, sì. Grazie davvero. Non è l'ideale, ma ci basta per andare avanti. Tu sei con la seconda squadra, no? Dove sono gli altri? Morti. Nella voragine. Non ci credo. Li ha fatti fuori tutti. E poi hanno mandato te da solo? Cioè, se fosse solo una consegna, pazienza. I corrieri ne passano sempre, ma... La seconda squadra doveva portarci il Cupid per collegarci. Sono 3 anni che aspettiamo aiuto. 3 anni! E mandano una persona sola. Merda, merda, merda! Dimmi che non hai portato solo l'ossitocina. Ho il Cupid. Tu? Sul serio? Allora è vero, sono riusciti a farlo funzionare. Bene, allora potresti essere la risposta alle mie preghiere. Beh, che cosa aspetti? Agganciaci a quella rete. Collegamento a Capital Knot City confermato. Sta succedendo davvero, come aveva promesso Amelie. Potremo fare quello per cui siamo qui. Ehi, sei diretto a ovest, vero? Ci sarà un sacco di gente felice di vederti. Immagino proseguirai fino alla costa. Il che vuol dire che vedrai Amelie in persona. Bella cosa, gran bella cosa. Io non l'ho mai incontrata, ho solo visto i suoi holomessaggi durante la prima spedizione. Beh, comunque, fai attenzione per strada. È pieno di persone cattive là fuori. Forse sono più di quelle buone. Ma non c'è bisogno che te lo dica. Grazie, Sam. Collegando quella stazione secondaria alla rete chirale, l'hai messa in contatto diretto con noi di Capital Knot City. Bene. E ora? A ovest della stazione ci sono un paio di strutture create dalla spedizione precedente. E più avanti c'è la tua nuova destinazione, Port Knot City. È sul lago di un cratere formatosi dopo la prima voragine. Il tuo obiettivo è collegare Port e Capital Knot City. Ma per farlo dovrai utilizzare le nostre strutture come stazioni aggiuntive. Sono essenziali per stabilire un buon collegamento. Considerate la distanza da coprire. Stiamo pensando di utilizzare un centro logistico e una centrale energetica. Se vuoi sapere dove iniziare, comincia dal centro logistico. Dobbiamo giusto consegnare un carico. Controlla il terminale per raccoglierlo. Ho parlato molto di te. Sam Bridges, con la seconda spedizione, giusto? Quello che espande la rete chirale da solo, quando non è preso dalle consegne. Allora, che ci hai portato? Vediamo un po'. Non si scherza per niente. Grazie. Devi aver attraversato il territorio delle CA per venire qui, vero? Non scherzavano quando dicevano che eri una leggenda. Ok, è ora. Potresti connetterci alla rete. Thank you.
siamo nella rete chirale. E con quei materiali che hai portato per la stampante chirale possiamo produrre delle provviste per te. In questo modo potremo sdebitarci. Ora va ad ovest e continua a fare quello che sai fare. Ottimo, il centro logistico è in rete. Sam, fammi un favore. Porta il tuo BB in una stanza privata e collegalo all'incubatrice. Deadman, ci sei? Serve aiuto. Ok, Sam. Stacca la capsula e collegala all'incubatrice. Collegata. Bravo. Un temporaneo eccesso di stress si può eliminare riportandolo all'utero di sua madre. Madre? È in un letto della UTI di Capital North City. Cerebralmente morta. Madre esanime, intendi? Esatto. L'utero della madre esanime agevola la connessione tra il mondo dei morti e il BB. E tu, a tua volta, quando ti colleghi a un BB, acquisisci la capacità di percepire le CA. Queste capsule sono ideate per simulare l'ambiente uterino di una madre esanime. I BB funzionano bene solo quando credono di trovarsi dentro un utero. Tuttavia, riusciamo ad ingannarli solo per un certo lasso di tempo. È per questo che dobbiamo aggiornare periodicamente i dati ambientali, sincronizzandoli con la madre esanime attraverso la rete chirale. Guarda. L'aggiornamento è in corso. Ora la capsula si sta sincronizzando con la madre esanime a Capital North City, riconfigurando i suoi parametri secondo i dati più recenti. Ricollegare il BB all'utero con questo sistema riduce temporaneamente i livelli di stress. È quello, tecnicamente, il suo ambiente. Ora sembra felice. Sarà meglio regolare il dosaggio di ossitocina. L'autotossemia non si verificherà così rapidamente ora. Ricordati che i BB sono solo parte dell'attrezzatura. Non devi affezionarti a loro. Ogni BB è stato fisicamente estratto dall'utero della madre esanime. Una procedura che li rende imprevedibili e soggetti a guasti. Nessun BB fino ad ora è rimasto in servizio per più di un anno. E questo potrebbe essere dismesso prima che la tua spedizione sia terminata. E quindi? Vuoi dire che non c'è modo di tenerlo in vita? Tu devi renderti conto che c'è ancora molto che non sappiamo dei BB. Se poi espanderemo la rete chirale e recupereremo altri dati, forse troveremo le risposte. Senti, mi avevi chiesto di scoprire perché le CA sembravano reagire al tuo sangue. Ne ho parlato con Hartman. Avremo molto presto i risultati. Comunque, dovresti riposare. Tu e il tuo BB siete proprio esausti. Notte, Sam. Il London Bridge crollerà, crollerà, crollerà. Il London Bridge crollerà, oh mia signora. Sam. Riesci a vedermi? Come vanno le cose laggiù? Sempre senza sorveglianza, sempre senza catene.
ma sempre bloccata. Però se continuerai a collegare le persone e se mi raggiungerai, potremmo tornare a Est, tornare a casa. Grazie. Dico sul serio. È terribile. Ci sono sempre meno abitanti all'interno delle città ultimamente. Nessuno vuole più avere dei figli. Ma gli umani non sono fatti per vivere da soli. Sono fatti per ritrovarsi insieme, per aiutarsi l'un l'altro. E se noi, come persone, non ci riusciremo, se non potremo essere uniti, allora, beh, aveva ragione Bridget. Sarà l'estinzione. Che dici? Ricostruire l'America non significa eliminare le CIA. Fino a che esisteranno loro, non avremo scampo. Ma almeno ci resterà la speranza. Io ti aspetterò, Sam. Io ti aspetterò. Vieni a cercarmi. Dotati di Dunce. Tutti alla Bridges, inclusi me e Mama. Però i risultati finora sono poco probanti. Ma tu possiedi caratteristiche particolari, essendo anche un riemerso. Perciò confesso di nutrire un cauto ottimismo. Analisi di fluidi, rifiuti corporei, chiralio, campione. Porta il campione con te. Se ti capiterà l'occasione, prova a usarlo su una CIA. Sono curioso di sapere come reagiscono. Chissà, magari potrebbe anche esserti d'aiuto. Una vecchia ricerca riportava gli effetti che i fluidi corporei di individui come noi avevano sulle CIA. È solo attraverso questi materiali che possiamo recuperare la conoscenza del passato. Non solo il Death Stranding, ma anche il mistero delle tue singolari caratteristiche e perfino l'origine delle Dooms. Forse c'è ancora speranza per l'umanità. Sam, a me non interessa ricostruire l'America. Voglio recuperare il passato. 5, oh, 4, ci siamo quasi. 2, 1. E se i vostri collegamenti non portassero a niente, che si fa? Ho detto, che si fa? Avreste fatto tutto il possibile per salvare Bibi. È così. Ma ancora non possiamo lasciare andare tuo figlio. Credimi se ti dico che è per il suo bene. Credere a una che porta la maschera non ha detto altro che bugie. Sam, per curiosità, come sta in questo momento? Ecco, veramente... Qualcosa non va. Quando collego il BB vedo delle cose. Quali cose? Un volto che non conosco e che mi chiama.
E vedo anche una stanza. C'è della gente che parla, ma non riesco a capire cosa dice. Uno sfasamento. Non te ne avevo parlato. Stai confondendo i ricordi del BB con i tuoi. Sono allucinazioni, nient'altro. Mi spiego. Si estrae un BB dalla madre esanime alla 28ª settimana e si mette in una capsula. Avviene ancor prima della nascita. Questa procedura ne arresta lo sviluppo. Ma alla 28ª settimana il suo sistema sensoriale è in grado di reagire agli stimoli esterni. Può registrare queste informazioni sotto forma di ricordi, che possono confondersi con i tuoi per via della connessione. Chi è l'uomo che ho visto? Un membro del personale medico, forse. Un tecnico dei BB. Ha importanza? Quel BB ormai è in giro da molto tempo. Lo hanno maneggiato in tanti. Come farei a sapere chi lo ha colpito più di altri? Perché sei tu l'esperto. Nessuno lo è, Sam. I BB furono sviluppati decenni fa in segreto. Sono praticamente delle scatole nere. Anche se li usiamo, non li comprendiamo del tutto. Credimi, ho provato a scoprire altro, ma i vecchi registri sono ormai introvabili. Casomai dovessi trovare qualcosa, te lo dirò. Parola di Deadman. Consegna carico. Grazie, con questa unità possiamo alimentare il centro logistico con la rete chirale. E anche altri posti, se funziona. Spero che le UCA usino bene la nostra elettricità. Posso guardare? Già, più o meno quanto mi aspettavo. Deve essere stata dura. Ora ci serve solo una connessione alla rete chirale. Dai. Della banda di rete è limitata. Ogni struttura che costruisci ne usa un po'. Però, se aumenta il tuo livello di connessione... Era ora che dessimo un contributo. Grazie. Ho sentito che il resto della tua squadra è stato annientato. Quindi ciò che fai è ancora più incredibile. Una spedizione di un solo uomo. Spero che Amelie se la cavi come te. Chissà se ha raggiunto Edgenot City. Lei ci ha affidato il parco eolico. Stavo nelle retrovie, Amelie ci guidava. Non l'ho mai vista di persona. Ma è stato un onore viaggiare con lei. Quando la vedi, dille pure che te l'ho detto. Sam, hai un momento? Ho condotto un esperimento col tuo sangue. E ho rilevato qualcosa. Dopo aver disperso un campione vaporizzato del tuo sangue nel territorio delle CA, la loro attività si è ridotta. Anche se non è un risultato definitivo, dato che non abbiamo altri riemersi con cui fare ulteriori test, sembra che i fluidi corporei dei riemersi siano un repellente per le CA. Mamma sta sviluppando un'arma per verificare questa teoria. Il prototipo è quasi pronto, e quando lo sarà, vorremmo che lo collaudassi. Sam, questa è l'opportunità perfetta. Abbiamo quasi tutta la regione sulla rete chirale. Manca solo Port Knot City. Torna a Capital Knot City a raccogliere gli aiuti per Port Knot. Quando arriverai, ti daremo il prototipo completo di persona. Un'ultima cosa. È raro che i corrieri arrivino a quel parco eolico. Già che vai lì, dovresti raccogliere tutti gli ordini in sospeso. Non ha senso tornare a mani vuote se c'è ancora del lavoro da fare. Dai un'occhiata a quel terminale. Nessuno ha fatto più di te per riunire le persone e rimetterle in sesto. Come fai a fare tutto da solo? Mi viene da chiedermi se il grande messo non sia un piccolo esercito. Perché ogni volta che qualcuno è nei guai, tu sei sempre pronto ad aiutarlo. Inizio a pensare che potresti arrivare fino alla costa. Buona fortuna. Faccio il tifo per te.
così che appariva il mondo centinaia di milioni di anni fa. Un unico continente. E... sai cos'è questa? La luna. Presto ti farò vedere quella vera. Te lo prometto. Tutto il mondo sarà a tua disposizione. Potrai andare ovunque tu vorrai. Anche sulla luna. Sam, sono Atma. Il tuo amico afflitto dalle Dooms. Il nostro tormento è dovuto all'esistenza della spiaggia, o meglio, alla sua scoperta. Un tempo le domande sull'aldilà erano una questione meramente filosofica e religiosa. Ma da quando scoprimmo l'esistenza della spiaggia, la morte diventò tangibile, esplorabile. I vivi iniziarono a oltrepassare i confini dell'aldilà, mentre i morti, le creature arenate, cominciarono a tornare. E poi arrivarono le Dooms, insieme a una miriade di teorie strampalate di fisici e psicologi che tentavano disperatamente di spiegare questo mistero. I sintomi vennero catalogati e suddivisi per livelli. Ma i riemersi come te sono davvero una razza rara, che merita una classificazione a parte. Gli scienziati devono aver fatto a botte per poterti dare un'occhiata. Chissà cosa hanno trovato. Sei il corriere? L'uomo che da solo fa il lavoro di una squadra? Hai due piedi, ma fai il lavoro di 100. Il carico è in condizioni perfette. Accidenti, grande impresa. Ci porterai in una nuova era chirale o stronzate del genere? Sì. Forte, no? Fortissimo, fai pure. È da una vita e mezzo che aspetto. Non saprei, ma il piccoletto era attaccato alla capsula, se ci tieni a saperlo. E chi ti ha dato la capsula? Igor, dello smaltimento cadaveri. Il mio fratellino. Quindi te ne ha semplicemente data una. Perché? Ero lì con lui, alla fine. Spostavamo un cadavere, poi è andato tutto in malora, era pieno di CA. E una di loro l'ha preso. Mi ha detto di prenderlo e scappare. Già. Qual è la tua storia? Sopravvivi a una catastrofe simile e continui a fare lo stesso lavoro? Ok. Certo, ce n'è voluto di tempo. Prenditi cura di quel piccoletto. Il suo posto è con la spedizione, con te. Va bene. Sarà meglio se ti porti dietro anche questa. Sei la persona a cui serve di più. Sam, ce l'hai fatta. Port Knot City è di nuovo in vita. Questa comunità fa parte delle UCA. I loro dati sono parte della conoscenza condivisa. Col tempo e con la giusta quantità di stampanti chirali, costruiranno delle navi. E un giorno le acque saranno di nuovo nostre. Perché tu ci hai indicato la via. Anche se seguire la tua scia non è sempre un bene.
Le città che si uniscono alle UCA diventano un bersaglio per i terroristi. Ma dobbiamo accettare i pericoli e andare avanti, qualunque cosa succeda. Il resto dell'America sta aspettando, Sam. Aspetta che tu faccia il primo passo e che li colleghi alla rete chirale. So che puoi arrivare da loro. Rendici di nuovo uniti. Grazie. Un'altra C nelle UCA, eh? Allora, vuoi attraversare? Hai una barca? Ce l'avevo. Secoli fa. I terroristi si sono presi ogni nave della Bridges. L'unica nave in città è di un corriere privato. Corriere privato? Non dirmelo. Fragile Express? Esatto. Ho già parlato con il responsabile. Farò caricare sulla nave un po' di provviste che ci hai portato. Oh, alla gente di Lake Knot City verrà un colpo vedendo qualcuno entrare nel porto dopo tanto tempo. Vai al porto quando sei pronto. È subito fuori dal centro logistico. Non preoccuparti, a Port Knot City non piove mai. Riposati pure nella tua stanza prima di uscire. Uscirai da lì. E appena tutto questo sarà finito, ti porterò ovunque vorrai andare. Particella di Dio che permea l'intera esistenza. Ah, così sei stata tu a trascinarlo in tutto questo. Battuta ma indomita. Che succede? Bridget Strand è morta. L'ultima presidente d'America morta e incenerita. Oh, e ora sua figlia è stata designata a prendere il posto di mammina. Ma non può funzionare. La politica non è cosa che fa per lei, giusto? Oh, ma non temere. Riuscirò a trovarla. E con me sarà davvero al sicuro. Vedi, io sono finalmente riuscito a scoprire la verità sul Death Stranding. Non immagini neanche quante cose non sapete. La ragazza, per esempio, non è come te o me. Le Dooms non le interessano. Preferisce di gran lunga la distruzione su scala mondiale.
è un'entità istintiva. Ah, è difficile creare connessioni se non puoi stringere mani. Per fortuna ho una forte connessione con l'aldilà. E tu? Non sei certo un ponte. Io invece ho legami con tutto quanto. Con questo mondo, con l'altro mondo della morte. Altro che una minuscola voragine per spedirci tutti quanti al creatore. Beh, che ne dici? Non ti sei stancato di questo andazzo? Non è forse questo che hai aspettato per tutta la vita? Un game over. Incredibile. Per la prima volta nella storia, un essere umano ha sconfitto una CIA. Se tu non fossi un riemerso, dubito che ce l'avresti fatta. Non soltanto il contatto con i tuoi fluidi non rischia di provocare una voragine, ma allo stesso modo in cui il tuo capo viene respinto dalla spiaggia, il tuo sangue può essere usato per scacciare le CIA dal nostro mondo e rispedirle all'aldilà. Ci hai dato speranza, Sam. Forse possiamo ancora salvarci. Ti va? Allora ce l'hai fatta. Non è facile spezzarmi, nonostante il mio nome. L'hai visto anche tu, quello stronzo, eh? Higgs è il leader di un gruppo separatista. Mi sembrava fosse lui a controllare quella CIA. È un livello 7, direi. Più alto, forse. Sai molte cose su di lui. Lavoravamo insieme. Diciamo che avevamo un contratto. Collaboravi con i chiunque paga, eh? Non era un terrorista, allora. Da che parte stai? Vuoi salvare il mondo o mandarlo a puttane come lui? Vorrei solo che le cose fossero diverse, chiaro? Ecco la nave. Tranquillo, ci rimane a galla. Andiamo, siamo gli ultimi da caricare. Dovremmo arrivare domani. Ho
te l'avevo detto, Sam. Il passato non ti abbandonerà. Ascolta, devo chiederti una cosa. E riguarda quel bastardo, X. Te lo ricordi? È quasi ora di andare, Sam. Non lo sapevo prima che tu me lo dicessi. Non lo sapevo di essere viva. Vivere non è diverso dall'essere morti se si è completamente soli. Sei caldo? Non voglio andare a casa. Non voglio andare a casa. Tieni. È un acchiappasogni. Portalo quando dormi e io terrò lontani gli incubi. Io sarò sempre con te. Non sai più come andare a casa? Andiamo. Ti porto fino a metà strada. E poi potrai proseguire da solo. Va meglio ora? Io ti aspetterò sulla spiaggia. Vieni a cercarmi. Noi abbiamo giocato tanto su questa spiaggia. Mi ci portavi tu. Non sapevo arrivarci da solo. Fino a che hai un corpo a cui far ritorno, non puoi andare e venire come desideri. Allora non puoi tornare a est passando da qui. Non finché tu non ci renderai di nuovo uniti, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Vieni a cercarmi. Vuoi tirarti su? Benvenuto a Lake Knot City. Che c'è? Niente. Andiamo.
Il carico viene da Port Knot City ed è diretto a Lake Knot. Queste cose le lascio a te. Il terminale per le consegne è laggiù. Nel frattempo, io devo sbrigare delle faccende. Ci vediamo, Sam. La situazione è cambiata drasticamente da quando la Bridges 1 andò a ovest. La distruzione di Middle Knot in particolare ci ha fatto adottare una nuova strategia. E come ha detto Amelie, non abbiamo il tempo o le risorse per costruire un altro nodo di quelle dimensioni. Per questo abbiamo stretto accordi con gente come i Prepper. La nostra unica opzione è usare i loro rifugi per rinforzare la rete. Bisogna essere persone speciali per vivere qui da soli. Del tipo che se ne frega di unirsi alle UK. Oh, lo sappiamo, nessuno si aspetta che dicano subito di sì. Ma anche se non amano avere a che fare con gli altri, con la Fragile Express vanno d'accordo. Vuoi che usiamo la sua reputazione per entrare nelle loro grazie? Bingo, anche lei è d'accordo. In cambio lei cosa ottiene? Niente, in realtà. Potersi vendicare di X, immagino. E non posso certo biasimarla. E ha tolto tutto quello che aveva. Il tempo cura alcune ferite, ma non le sue. Il lavoro che ci aspetta non sarà semplice, ma è necessario. Ora riposati. Parleremo ancora dopo.
chiama Kipu. Vuol dire nodo in lingua antica. Si può usare anche per contare. Faccio un nodo per ogni nuovo amico. Ok. Allora, che ne dici se ne faccio uno ogni volta che ci vediamo? Questo deve essere molto importante per te se l'hai portato fin qui. È molto speciale. È speciale, l'ho fatto per te. Lo porterò sempre con me. Ti va uno spuntino? Che cosa ci fai qui? Perché non lo chiedi al tuo capo? No. Voglio dire, qui dentro. Ho una consegna per un corriere. Questo ti sarà utile per il viaggio. Servirà a identificarti come membro della Fragile Express. È fatto con il mio sangue e i cristalli chirali. È un segno del legame con me. I prepper della zona non ti daranno fastidio se vedranno che lo indossi. Eravamo gli unici a fare consegne da queste parti. Era il nostro territorio. Finché Higgs ha rovinato tutto. Me, la Express, la nostra reputazione, tutto quanto. E ora vuoi fargliela pagare. Tu da sola. Non sono da sola. La grotta, Port Knot City, accanto al tuo letto. Così lontani eppure continuiamo a incontrarci. Ho attraversato il territorio delle CIA rischiando di finire in una voragine. Eppure sono qui. Sono qui. Tu puoi usare la spiaggia. Io ho una spiaggia. Tu hai la tua, io ho la mia. La uso per saltare nello spazio. Non posso far apparire le CA come Higgs, ma posso inseguirlo, bloccarlo sulla spiaggia. Il problema è che ognuno vi accede a modo suo. Posso passare solo da spiagge che conosco e che comprendo. Multiverso. Ti senti bene? I salti mi prosciugano energia. Mi consumano il sangue. Tu devi andare a Edge Knot City, giusto? Laggiù è pieno di terroristi. Ma se devi andarci per forza, prima o poi ti capiterà di avere a che fare con X. Senti, io mi occupo di consegne. Ammazzare mostri e terroristi non è roba per me. E se lo facessimo insieme? Userei il mio potere per aiutarti. Si sta dalla stessa parte anche senza lo stesso fine. Potrei inviarti io, dalla mia spiaggia. Ovunque ci sia abbastanza chiralium. Qualsiasi posto connesso alla rete chirale. E cos'è che ti aspetti in cambio? Mi aspetto che tu ci rifletta su. Tieni. Consideralo un incentivo. Chiama se hai bisogno di me. Con questo saremo collegati. Ci vediamo in giro.